Ma sta zanniando, ci sono 100.000 euro, un modo si trova. Sulla maglia metti due università e se qualcuno ti dice qualcosa ci dice beh, due università e noi a Giuseggio siamo gente di cultura. C'è ancora questa clausola, la clausola si aggira. Metti sopra l'università il ballarino e poi sotto c'è scritto se non riesci a darti diritto privato o matematica a due e vai all'università di Bandiecchi. Come fatto? Cioè che, come devi scegliere una delle due? E babbo, allora quando studi in casa, quando giochi in casa, metto l'università e il ballarino. Quando giochi fuori sede, fuori casa, ci metti che te Bandiecchi, tanto fuori casa non devi dire nudo, ma diamo, ma che ci vuole? C'è la laurea, guarda che sei la mia, altro che l'università, io ci mettivo pure un sponsor, l'asilo nido, cioè, ma dove andare io non ci insegno marketing a questa università? E c'ho la laurea. E ma picchia la laurea, anzi domani mi iscrivo pure io all'università, già. Dottor Foghi, come suona? Bello, salve dottore, salve, ciao bello, ciao. Da domani mi dia del lei. Sapava. Vabbè, allora resto un diploma. Cioè, ma tu non capisci un 100.000 euro che tu cosa poteva fare? Investivi, 10.000 euro li investivi nella squadra e 90.000 euro investivi in immagine. Come in immagine? Venivo me ne cuocio con 90.000 euro e ti rifacevi il guardaroba e ti cacciava da giacca quasi a non si poteva vedere. E invece lui che ha fatto, no, rifiuto l'offerta e vado avanti. Sì, come io pure i pacchi. Infatti se c'era io, sai che pacco che ci mollava. La verità è che ballarino ha perso la possibilità di fare un capolavoro da 30 e lode. E invece ha dato la risposta sbagliata. Da prima a settembre, ballarino, bocciato. Amore. Ciao. 100.000 euro di rifiuto. Io non potevo fare lo studio in marketing.